Il giorno più atteso dell'anno per condividere un'esperienza che consolida l'identità marinara di un luogo e si apre al territorio. La processione in mare in onore di San Basso, patrono della città e dell'intera diocesi. Dopo la messa del mattino in cattedrale, il corteo di pescherecci ha lasciato il porto per rinnovare un rito molto suggestivo. Le barche hanno preso il largo accompagnando il nuovo condor che per il secondo anno consecutivo è stato estratto per portare la statua del protettore. Un'emozione grande, non unica, è grandissima, perché questa per me è la seconda emozione, speriamo anche che l'anno prossimo sarà la terza, e non so spiegarti, per me è un'emozione enorme. Il mare è tempo perfetto per la processione? Quest'anno è andato proprio come si deve, mare bonaccia, ho potuto portare il santo vicino alla costa, sia a nord che a sud, che in modo che l'hanno potuto vedere tutti quanti i termolesi e anche i turisti che stanno a Termoli. Una giornata di piena estate ha fatto da cornice alla processione che ogni anno coinvolge le famiglie della marineria, tanti amici e i turisti che riescono a salire a bordo dei pescherecci, le autorità accolte sul Miante, la banda sul San Pio. Il corteo ha raggiunto la zona nord di Termoli per rinnovare il lancio della corona, il ricordo di tutti i caduti del mare, con la preghiera e la benedizione impartita dal vescovo Gianfranco De Luca. Non è un ripetere un rito, ma è sempre entrare in una memoria viva di qualcosa che fa parte del DNA del nostro popolo e anche dei singoli, anche se la pratica religiosa, l'identità cristiana non è così esplicita, ma è dentro al cuore di ciascuno, vive come un'apertura a Dio attraverso questa figura di San Basso, che dice la religiosità profonda che vive nel cuore di ognuno di noi. Tutto si è svolto senza disagi, con un coordinamento della Capitaneria e delle altre forze dell'ordine in acqua per la riuscita dell'evento. Il sindaco Angelo Sbrocca ha evidenziato così il senso di questa giornata. San Basso è il patrono della città di Termoli, che è una città portuale e come tutte le città portuali sono città dell'accoglienza. Il porto accoglie e non fa andare via. Quindi noi siamo certi che Termoli è una città che congloba le varie persone che vengono in città per varie ragioni, dal turismo a quelli per lavoro e per tutti gli altri motivi. E noi siamo ben lieti di accoglierli. La statua di San Basso resterà sul nuovo condor fino alla processione del tardo pomeriggio, quando dalla barca del santo sarà spostata al mercato ittico per la venerazione e la veglia notturna fino alla messa dell'aurora, che richiama tanti termolesi, aperta a tutti, fissata alle 6 del 4 agosto e accompagnata dal sorgere del sole.